a dirlo, così facevo un po' la somma, la summa. Questa idea del brutto chiuderei con dei requisiti di morte. Così, così noi ce ne andiamo a casa da tristi. Perché è una regola andare a casa dopo. Guardate la felice. Come andare a felice? Dopo un ritiro. Dopo un ritiro bisogna andare a casa tristi. Ok? Boh, anche perché non è che uno va a vedere le poesie e poi va a casa felice, non esiste un cazzo. Quindi io vi preparo, così vi leggerò due poesie, niente di che. Però due poesie di morte. Allora, ce l'ho proprio qua, guardate. Una ce l'ho qua, una ce l'ho qua. Vi spiego che succede. Questa è una poesia proprio di morte, di cimitero. Allora, io non so, voi. Qualcuno è stato a Parigi, io lo so che qualcuno è stato a Parigi, tu, però tu sei stato per tanto tempo a Parigi. Quando uno fa un viaggio a Parigi, penso che anche qualcuno di voi sia andato a Parigi, no? Poi si fa un viaggio a Parigi, si vedono due cose, si vistano due cose sostanzialmente. La prima è la Torre Eiffel. E la seconda è un cimitero. È il cimitero di Père Lachaise. Il cimitero di Père Lachaise è un cimitero pieno di artisti e io dico, consiglio sempre a tutti di andare nella tomba per stare vicino ai propri artisti, perché non c'è altro modo per stare così vicino all'arte di qualcuno. Non tramite l'opera, ma tramite la geografia, insomma, bisogna stare vicino a questa gente. E quindi cosa fa? Le persone cosa fanno? Vanno sulla tomba di Jim Morrison e onorano Jim Morrison con il linguaggio di Jim Morrison, cioè si fanno dei cannoni, o un whisky, per esempio. No, vanno così su ogni tomba, c'è cioè, Apollinaire, ce ne sono un sacco di tombe. Ma la tomba più importante del cimitero è la tomba di Oscar Wilde. La tomba di Oscar Wilde è bellissima, è un monolite grande, grande, con su non so, una cosa, c'è cioè un bassorilievo con una donna alata. E fino a poco tempo fa era bellissima perché le persone potevano andare sulla tomba e col rossetto, c'era questa moda, col rossetto baciavano questa pietra, e la pietra era piena di baci di rossetto, era bellissima. Poi non so se l'amministrazione comunale, qualche parente di Oscar Wilde, non lo so, hanno trovato questa idea, una merda, e hanno pulito tutta la cosa, hanno messo un bel plexiglass che fa schifo, davanti, che copre la tomba da questo scempio, secondo loro, no? E così, e mentre ero in questo cimitero, parlavo con una guida che era lì, mi ha spiegato la guida che praticamente, appunto, omaggiando ogni artista col proprio linguaggio, nella tomba di Oscar Wilde, vicino alla tomba di Oscar Wilde, la gente fa delle cosacce. Cioè, fa proprio delle cosacce. Cioè, delle cosacce, cosacce nel senso buono, insomma, però anche cattivo. Se è un cimitero non è che puoi metterti a fare per... però fanno così. Perché, insomma, c'è Oscar Wilde, no? E io, mentre pensavo a questa cosa qui, subito ho pensato a... quel povero sfigato che era sepolto di fianco alla tomba di Oscar Wilde, che non ha sepolto solo lui, ma tutta la sua famiglia, il signor Papel, Monsieur Papel. E allora io ho scritto questa poesia, che è una lettera a Monsieur Papel, che è la prima delle due poesie, la più lunga, l'altra è brevissima, con la quale vorrei congedarmi, una poesia di morte, e si chiama A lato della tomba di Oscar Wilde. C'era uno, un poeta di Torino, che inizia per Guido e finisce per Catalano, che diceva, ma io vorrei essere sepolto vicino a qualcuno così famoso, perché almeno c'è passaggio, diceva. Passaggio del genere, però. Monsieur Papel. Un destino curioso l'ha portata a giacere al lato della tomba di Oscar Wilde. Ad osservare il vinto. L'andirivieni di persone che ogni giorno spendono un pensiero per lo scrittore o sono solo curiosi di vedere il suo sepolcro, stare qualche istante accanto a lui. Monsieur Papel. I turisti affannati dalla salita del cimitero, cercando riparo dal sole, poggiano stanchi il loro culo sulla sua pietra. Oppure il gomito piegato a sostenere la macchina fotografica per i parenti in posa accanto alla tomba di Oscar Wilde. Monsieur Papel, chissà se in cuor suo si lamenta come un condomino disperato
dalle noie del vicino, dal baccano, dal casino che lasciano all'uscio gli ospiti del suo dirimpettaio, il signor White. Oppure pure se ne sta tranquillo a pensare ai fatti suoi. Monsieur Papelli, mi dispiaccio per lei. Avrebbe potuto andarle meglio quando scelse quel pezzo di terreno per le spoglie della sua famiglia, della quale, non me ne voglia, ignoro la storia. Qualcuno ha detto che la morte ci rende tutti uguali. Monsieur Papelli, ma è la vita che ci rende diversi. È la vita che ci ha reso mortali. Beh, adesso chiudo veramente e l'ultimo così, no. Quattro versi. Sembra un no, grazie. Sembra un bel no, in fondo. Che sono proprio pochi versi, ma vi racconto una piccola storiella. Voi non ci crederete, non credete neanche alla storia delle fidanzate, ma neanche che a me mi invitano a dei festival. Mi invitano a dei festival seri, e mi hanno invitato a questo festival in Colombia. È un festival in Colombia nel quale c'erano un sacco di poeti da tutto il mondo, una roba fighissima. Sembrava di essere uno dei Red Hot Chili Peppers. Andavo in giro per strada e dicevo, ma lei è un poeta. È successo che per una settimana c'erano dei reading tutti in giro per Medellin, per la città, e c'erano delle case della cultura, e Medellin è una città costruita su una vallata dove nella parte alta ci sono i poveri, e invece nel basso della valle c'è il centro della città, ci sono i poveri. Finisco questo reading assieme ad altri poeti e alla fine si avvicina una signora che mi dice: vuole conoscere mia madre? C'è mia madre alla quale sono piaciute molto le sue poesie e vorrebbe conoscerla. Io ho detto, ma certo, ma... E sono andato da questa signora, e c'era questa signora sulla panchina, una vecchia, aggrinzita, che mi dice, pochi denti, così, mi dice, beh, sono piaciute moltissimo le sue poesie. Quando recita di nuovo? Perché io posso venire solo quando mi accompagna mia figlia, io abito su, in alto, nella montagna, e solo quando mi porta mia figlia posso vedere le poesie. Vorrei comprare un suo libro, io avevo un piccolo libro fatto per l'occasione in spagnolo, e lei diceva, prego, e le regalai il libro. Allora la signora così mi abbracciò, così piangendo, io, cioè già, era il primo reading, potevo anche andare a casa, dopo una cosa così, che mi abbracci, vado a casa. E fu un momento veramente emozionante. Questo ve lo dico perché io qua ho dei libri, e a meno che voi non siete una vecchia raggrinzita colpiana, io col cazzo che me lo regalo. Questo era. Provatemi se siete una vecchia colombiana, e vi leggerò, vi reciterò questa poesia che è una di quelle poesie. Sono piaciute alla signora. Così d'amore, di morte e di congedo, così come si addice al finale di un regno di poesia. Triste. Forse verrà un tempo nel quale conoscerò ogni tuo gesto. All'alzare del capo saprò se sei stanca o impertinente, o se desideri soltanto una carezza. Un tempo in cui la certezza sarà più travolgente del mistero. Verrà un giorno poi nel quale terrò la tua mano da dove, sperando di essere il primo tra noi a lasciare per sé. D'amore, la faccio per richiesta molto breve, ma...
ma è un amore che dà una soluzione per fare dei regali alle proprie fidanzate quando quando è una poesia molto paraculla, ragazzi, però guardaci. Da prima ho pensato a una tortora morta, portatela come fanno i cani ai padroni, nella bocca con il collo torto e la testa penzoloni. Non mi è sembrato avesse senso regalarti dei sassi brillanti, poi nessuno indossa diamanti, perché troppa è la paura degli altri. Allora ho pensato in grande. Un fiume, un monte, una nuvola col tuo nome, una balena, un party su un transatlantico con la scritta gigante ti amo. Certo, sopra ogni cosa ti dona la pelle nuda, il profumo di rosa sbocciato, il dorso dei tuoi piedi.